nel senso proprio, a mio avviso, spirituale, ha a che fare con l'uomo in quanto tale, non è legato ad una scelta. Bentornati a tutti, oggi un'altra puntata del nostro cantiere che ha l'onore di accogliere e di ospitare un ospite speciale. Scopriamo subito chi è. Silvano Petrosino è filosofo e professore ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna teorie della comunicazione e antropologia religiosa e media. Benvenuto, professor Petrosino, e grazie per essere qui con noi in cantiere oggi. Benvenuti a voi, grazie dell'invito. Grazie. Con il cantiere questo mese approfondiremo la tematica dell'educazione e con lei in modo particolare vorremmo approfondire e riflettere attorno alla dimensione religiosa dell'educare. E allora la prima domanda che le rivolgiamo è proprio quanto conta la dimensione spirituale nell'educare oggi? Ma in realtà la dimensione, diciamo, spirituale è propria dell'educare, cioè bisogna distinguere tra la dimensione, diciamo, spirituale e poi la dimensione religiosa nel senso stretto. Nel senso proprio, a mio avviso, spirituale ha a che fare con l'uomo in quanto tale, non è legato ad una scelta. Vale a dire, l'uomo è un essere spirituale, qualsiasi uomo, anche un ateo per dire, perché appartiene all'essere umano, almeno io penso così, questa apertura. Apertura a che cosa? Ma io a volte a lezione scherzando dico, boh, non lo si sa. Apertura ad un altro, ad un oltre. Questo è proprio dell'umano. Ciò che mi distingue appunto per quello che si capisce, quello che mi distingue da un semplice vivente, da un animale, da questo punto di vista non è tanto l'intelligenza, l'essere più intelligenti, ma proprio questa dimensione spirituale. L'uomo si apre ad un altro che è un mistero. Non riesce, che non sa chi sia, non sa che cos'è, però non può stare chiuso all'interno di un suo mondo. Ora, se ci si pensa, questa caratterizzazione dell'essere spirituale, questo è lo specifico dell'educazione. Cioè, in fondo, educare vuol dire esattamente, si dice, no? Aprire la testa ai ragazzi, vuol dire aprirli ad un altro, ad un oltre. Io lo dico addirittura a un c'è dell'altro, perché è chiaro che noi, in quanto viventi, tendiamo a vivere sempre chiusi nel nostro ambiente, nella nostra nicchia, si dice ecologica, ma appunto educare vuol dire aprire al di là. Quindi da questo punto di vista, ogni educazione, anche se magari non lo dice in questi termini, ma ogni educazione, se è un'educazione, è apertura, è spirituale. Quando spiego un poeta, quando spiego un film, appunto, vado al di là di un'immediatezza. E appunto l'educatore è colui che dice un attimo, aspetta, vediamo, e inizia ad accompagnare l'educando a questo altro, a questo oltre. Il problema è che sia una vera educazione e non sia semplicemente un'istruzione, cioè vale a dire. Non sia semplicemente l'indicazione degli strumenti per l'uso del mondo, no? Le istruzioni per l'uso. Allora le chiederei come possiamo prenderci cura di questa apertura al trascendente, di questa apertura all'oltre, all'altro che in qualche modo ci ha detto e che se dobbiamo prendere le parole di un grande santo a cui siamo affezionati, che è San Giovanni Bosco, lui credeva fermamente che la dimensione religiosa fosse di per sé educante e che non si potesse crescere dei ragazzi se non buoni cristiani sì, ma onesti cittadini, sempre profondamente intrecciati. Queste due attenzioni e finalità. Però un po' la domanda è davvero come possiamo prenderci cura di questo nei ragazzi e nei giovani a cui chiediamo di essere educatori per i ragazzi. Sì, la sfida è sempre la solita, eh? Cioè noi non possiamo, ogni educazione da sempre non può che partire da quello che ha tra le mani, cioè dal mondo. Oggi noi abbiamo il digitale, 50 anni fa non c'era il digitale, non c'era la rete. Il problema è il solito, sempre il solito, non è? Si parte da quello che si ha per produrre questa apertura e è chiaro che l'educatore è un educatore, se è un vero educatore, proprio per questo.
io come non educatore guardo un film e dico sì, mi piace, non mi piace, ed è finita lì. L'educatore è colui che a partire dal film mi fa vedere che però se io sto attento c'è quella musica, c'è, sono quelle inquadrature, quella trama. Tu puoi educare spiegando per esempio lo sport, cioè vale a dire educare questa apertura, per esempio nello sport, che l'avversario non è un nemico, che ci sono delle regole da rispettare e che a volte si vince, si rimane male, a volte si perde, si rimane bene. È chiaro che è questo, da un certo punto di vista. Non abbiamo bisogno della Bibbia, non abbiamo bisogno dei Vangeli per produrre questa apertura. Ci basta una partita di calcio, o un film, o un libro, o un quadro. È chiaro che non è tutto sullo stesso piano, e qui noi abbiamo delle colpe, perché noi abbiamo tra le mani degli strumenti enormi, appunto la Bibbia e i Vangeli. Più apertura di quello, non è che dobbiamo inventarci, bisognerebbe solo saper leggere. Lei ha parlato di Vangeli e di Bibbia, quindi mi ha dato un assist perfetto per la terza domanda, che vuole un po' mettere al centro il versetto di Vangelo che guida tutto il numero del cantiere e che per questo numero è proprio annunciava loro la parola come potevano intendere. È un po' preso da quel brano di Vangelo che viene preceduto dalle parabole, fondamentalmente, un po' questo stile di Gesù che, come diceva lei prima, parte da ciò che si ha e da ciò che si è per comunicare a chi aveva intorno il suo messaggio, la sua vita. E allora le chiediamo come ultima domanda: come si concretizza oggi questo passaggio del Vangelo, questo stile comunicativo che effettivamente parte da ciò che si ha e da ciò che si è? Oggi, nella società di oggi, come? Passiamo dal quadro, dal film, alle sacre scritture. Ma cosa sono queste sacre scritture? È tutto qui il punto. Le sacre scritture cosa fanno? Raccontano delle storie. Non ci sono angeli, esseri misteriosi, non è un libro di magia, neanche un libro di filosofia. Le sacre scritture raccontano delle storie. Uomini che si sposano, si uccidono, fanno la guerra, mangiano, bellissimo, perfetto. Vanno nei campi allora. Perché Gesù fa riferimento al pastore, alle pecore, è certo, però questo è sorprendente nelle Sacre Scritture, che lo rendono un testo unico. Però mentre raccontano questo, sempre aprono ad altro, alludono ad altro. Prendiamo la parabola della pecorella sbarrita. Non c'è un pastore che lascia 99 pecore per andare a prendere quella, non esiste. Ma questa è la cosa grandiosa. Gesù prende l'esempio delle pecore, dei pastori per quell'epoca e introduce una pietra d'inciampo, una roba strana. E dice: ma io sono pastore, non lascerei mai 99 per una. Beh, tu, ma Dio sì, il Padre sì. Questo cavolo è grandioso. Ora devo dire, svegliamoci, non so, è tutto scritto, bisogna un attimo leggere con calma, pensare un minimo alle cose. Certo, oggi i pastori, certo, non ci sono, ma cosa c'entra? Forza, non è difficile, secondo me non è difficile, è già scritto. Gesù fa solo una critica, Gesù non critica mai, quella che fa ai discepoli di Emma. Quando dice: ma scusate, voi leggete e non capite, che è meravigliosa, meravigliosa. Continuate a leggere le Sacre Scritture, no? Continuate, sapete tutto a memoria, i Vangeli, tutto quanto, e non capite. Ma cosa c'è in quel non capite? Non cogliete questa apertura. Per voi non è più un problema che un pastore lascia 99 per una. Ormai, dopo 2000 anni, lo sappiamo, no? Che il padre del figlio al prodigo, che poi del padre misericordioso, dica al figlio: ma no, dai, non ti preoccupare, anche se hai perspirato tutto con le prostitute, tu sei sempre mio figlio. È difficile un padre così. Di solito uno castiga, no? Punisce. Ma come, tu, no? Invece lì no. Quindi è bellissimo. Prende una narrazione ascoltabile
e poi fa fare un salto. Queste tutte le sacre scritture sono così. Lo dico ai miei studenti, lo dico a me stesso. Tu leggi, almeno io non so voi, io ogni volta che leggo non capisco mai, soprattutto la prima volta, a volte anche la seconda, spesso la terza. Ogni lettore è un rilettore, un attimo, bisogna pensare, bisogna riflettere, cosa mi sta dicendo, cosa mi sta dicendo. Grazie professor Petrosino di tutto quello che ci ha detto, custodiremo sicuramente il suo invito a leggere e rileggere la realtà, la vita, la parola e le parole che accadono per fare davvero di ciò che siamo e di ciò che abbiamo lo spunto per educare oggi e per educare i ragazzi, anche facendo tesoro di quella domanda, mi permetto di sottolinearla. Che cosa ci sta dicendo? Cioè l'invito come educatori è costantemente a lasciarci interrogare e a far sì che l'interrogazione sulla nostra vita e sul senso per noi possa aiutare altri ad aprirsi ad altri, ad altro e a quel mistero grande che diceva prima. Quindi davvero grazie. Grazie a voi, grazie a voi. E per tutti gli altri non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter per non perdere nessun numero del cantiere. Ciao e alla prossima. Ciao.